Quando vedete un orologio da mille una notte, lo vedete di solito in due contesti: o alle aste o da personaggi incensati, celebrati e conosciuti. Oggi, qua so in casa, sono felice invece di presentarvi un volto completamente inedito, un volto che seguo da un po' e che finalmente mi ha concesso questo onore e questo tempo. Camillo Carmignani, grazie di essere qua con noi, è un piacere e intanto complimenti, e ci siamo finalmente. Grazie. Finalmente. Mi hai portato una selezione che adesso approfondiremo e che devo dirti è... l'abbiamo visto prima dai volti di tutti, insomma. Mi fa piacere che vi piacciono. Beh, dai, vedo anche te che però è, insomma, è proprio una passione comunque. Certo, quindi fa veramente piacere anche sapere che orologi di questo tipo sono in mano a una persona che li apprezza e li proprio gode e vive nella loro bellezza. Abbiamo detto, sono una persona nuova a queste telecamere, almeno alle telecamere del mondo dell'orologeria. Come tale mi sembra doveroso cominciare da... chi è Camillo Carmignani? Perché siamo a Parma oggi? Allora, Camillo Carmignani, siamo a Parma perché Camillo Carmignani è di Parma e viene da una famiglia di tradizione di Parma, persone che nel tempo hanno cercato di fare, diciamo, delle proprie passioni anche dei mestieri. Non parliamo degli orologi perché io non lo faccio per mestiere, io sono collezionista, ma... però effettivamente ci è sempre un po' piaciuto tutto quello che è bello e anche tutto quello che è buono, come si può vedere. E io avevo dei trisavoli che erano pittori, Carmignani padre e figlio, Giulio e Guido Carmignani, che nell'Ottocento hanno dipinto dei bellissimi paesaggi, erano i paesaggisti. Avevo un altro avo che aveva una tipografia, Luigi Carmignani, che lavorava molto con Bodoni anche, eccetera, con tutto quello che riguarda il mondo di Bodoni. Mio nonno, che era socio in un'azienda che faceva ceramica, che si chiamava Farnesiana, ha poi cominciato negli anni 30 ad importare cappelli, bastoni e acque di Colonia dall'Inghilterra e ha poi fondato la sua azienda di profumi che si chiama Adam e che mio padre ha portato avanti fino agli anni 90. Diciamo. Quindi, diciamo, profumi, arti, eccetera. Io ho sempre lavorato nel mondo dell'abbigliamento per tanti anni, che mi ha fatto girare, parecchio il mondo. Ho avuto la possibilità appunto di girare e questo mi ha portato anche, mi ha avvicinato anche a determinate possibilità sugli orologi. E sono anch'io, così, ho degli hobby collezionistici anch'io, degli hobby artistici e collezionistici anch'io, perché sono pianista e sono innanzitutto collezionista di dischi in vinile. Che è partito prima degli orologi. Che è partito molto prima degli orologi. E ha influenzato un po'? Assolutamente sì, ci sono delle connessioni fra le due passioni, assolutamente. Non avevo idea. E poi chiaramente verso l'inizio del 2000, perché io sono un collezionista, diciamo, partito nella seconda generazione, quindi io sono un collezionista più o meno? È l'inizio del 2000, chiamiamoli, okay. New Generation, degli orologi, da lì tento di collezionare gli orologi che mi piacciono. Come ti è nata questa cosa? Cioè, perché giustamente l'abbigliamento è vicino, poi vabbè, conosciamo la storia anche di altri importanti collezionisti che vengono anche sempre un po' da quel mondo lì, ma sono tutte queste connessioni, tutte queste influenze di bellezza che ti hanno portato poi qua? O... questa è una bella domanda, forse è difficile avere una risposta precisa. Però in realtà, insomma, per esempio mio padre non era specificamente collezionista di orologi da polso, però gli piacevano comunque gli oggetti importanti di antichità, il collezionista di pendole, aveva anche degli orologi come ce l'aveva mio nonno. Io fin da piccolo, insomma, ero appassionato, diciamo, di tutta questa tipologia di oggetti particolari in cui c'era molta bellezza, c'era molta arte anche, se vuoi. E quindi già da piccolo comunque mi piaceva andare in cassaforte a vedere gli orologi di mio padre, gli orologi di mio nonno. Poi soprattutto accompagnavo mio padre spesso alle fiere di antiquariato, quindi insomma lì ho un po' imparato da piccolo a setacciare uno stand con molta passione, okay. No? Questo tipo di attitudine nei confronti di questi oggetti. Ecco, su questo noi stiamo pian piano, poi ci arriveremo meglio, ma giusto per dare un'infarinatura iniziale, qual è un po' la tua filosofia? Perché io vedo un sacco di cose diverse. Allora, la mia filosofia non è una filosofia, nel senso che io non ho mai seguito le mode, ok?
Non mi vergogno a dire che non sono mai stato particolarmente affascinato dai Daytona piuttosto che da altri orologi che sono un po' troppo visibili oramai con i mezzi che ci sono, cioè nel senso quando di una cosa ce n'è troppa su Instagram, eccetera, io purtroppo mi annoio e faccio un passo indietro. Come vedi, questa selezione è abbastanza eclettica, partendo da dei capisaldi, dagli orologi molto importanti, fino a degli orologi di design che arrivano poi con gli anni 70, un po' di tutti i tipi. Oggi veramente abbiamo fatto un misto. Quindi sì, io non ho appunto una filosofia, semplicemente cerco di comprare le cose che mi piacciono dalle persone con cui sto bene, con cui mi trovo bene. Quindi questa è, diciamo, la cosa principale. Su questo poi ti inserisci in un contesto pazzesco, cioè tu comunque sei un collezionista italiano, fino a prova contraria, ma soprattutto siamo in Emilia Romagna, che è per certi versi la patria, almeno per noi, per quello che deriva da fuori. Ha avuto un suo ruolo tutto questo? Ti ha influenzato? Pensi che sarebbe stato diverso iniziare a collezionare da un'altra parte? Allora, nel mio caso sarebbe stato diversissimo, perché a parte il fatto che appunto, come ti dicevo, gli orologi da polso mi sono sempre un po' piaciuti, ho avuto il primo orologio a 18 anni, poi ho continuato. Cos'era? Te lo ricordi? Beh, ho insistito molto e alla fine ero riuscito a farmi comprare un GMT acciaio oro, un 16573. Ok. O 753, non mi ricordo. Io non sono uno da referenza. Fra l'altro io sugli orologi, devo dirti la verità, sono poco da tecnologie e più da parte estetica, quindi mi piacciono moltissimo i quadranti, le casse, cioè sono molto affascinato, diciamo, dalla parte estetica e sono poco tecnico. Beh, penso sia proprio anche quell'aspetto della seconda generazione che citavamo poco fa, perché alla fine siamo d'accordo che l'orologio non serve ormai quasi più a nulla, è la bellezza dell'oggetto che poi ci porta verso... Esatto. Sì, fra l'altro per me gli orologi sono eccezionali come oggetti da portare, io non sono un collezionista, non so, da cassetta di sicurezza, non sono un accumulatore seriale, a me piace portare gli orologi, ovviamente con i limiti che ci sono oggi, cioè che bisogna stare attenti, purtroppo lo sappiamo in Italia. Però tornando al discorso dell'Emilia Romagna, per me sarebbe stato sicuramente diversissimo, perché la prima persona attraverso la quale mi è esplosa la passione, che già un po' avevo come interesse, è una persona che negli anni 2000 era un mio datore di lavoro. Okay, quindi era un capo, anche un amico di famiglia, che ai tempi collezionava degli orologi impressionanti, quindi io mi ricorderò tutte le cose che ho visto con lui, stelline Rolex di tutti i colori, di tutti i quadranti, dato compact pazzeschi, dei Submariner, dei quadranti prototipi piuttosto che militari, veramente degli orologi incredibili. Tutti suoi, in questo caso. Assolutamente tutti. Caspita. Suoi. E che mi ha appunto passato questa passione e anche un po' introdotto nel mondo, diciamo, dei grandi dealers, che erano tutti chiaramente suoi amici, fornitori, eccetera, eccetera. Quindi ecco, e insomma, l'Emilia Romagna, appunto, inclusa la sua, ci sono delle grandi collezioni di orologi, c'è una grande tradizione. Parlavamo in questi giorni, la maggioranza conosciute magari a te, che appunto sei del giro. Sì, ma... a me, poi non tutte, perché credo che ce ne siano anche tante altre. Però effettivamente l'Emilia Romagna, come tutta l'Italia, è una parte bella dell'Italia e quindi ci sono delle belle collezioni, c'è anche molto convivio, quindi dove si mangia tanto e con calma e si beve bene, insomma, si mangia bene più che bere bene, però insomma poi ci aiutiamo con la Francia, sì. Facciamo quello che possiamo. Noi ricordiamo dei mercanti, io vengo sempre con Lorenzo, nostro comune amico, e tutte le volte usciamo rotolando. Certo. Ma anche quello forse ha aiutato, la presenza del mercante in fiera. La presenza del mercante in fiera è tuttora, secondo me, comunque aiutato e aiuta tuttora, perché cioè, è un ambito in cui vedi tanti orologi importanti. Credo che sia una grande opportunità per tutti, ecco, il mercante in fiera, per poter vedere dal vero degli orologi belli e importanti. È chiaro che insomma le cose si sono evolute e l'Emilia Romagna rimane uno dei, secondo me, comunque delle regioni più importanti per le collezioni di orologi. E su questo volevo anche così parlare due secondi di un amico che non c'è più da circa un anno e mezzo, che però per me è stato molto molto influente anche sul gusto, su una serie di aspetti del collezionismo, che è Giovanni Zavota, che purtroppo appunto se n'è andato un po' di tempo fa, che io ho avuto modo di conoscere, diciamo, come primo dealer importante
perché sono di Parma, lui era di Parma, ce l'avevo sotto casa, quindi mi veniva molto facile andare con lui a chiacchierare, ti parlo di tempi in cui io non potevo neanche avvicinarmi a certi orologi, sì, stiamo parlando, ero giovane, quindi... I racconti su Giovanni sono veramente di orologi pazzeschi. Sì, cioè... guarda, come gusto è proprio come... Che, sarà che poi uno fa un'abitudine a tutti i gusti, no? E diventa suo gusto magari, però devo dire che sì, Giovanni come, proprio come esteta degli orologi è stato una persona unica. Forse il primo unica. Anche a capire alcune cose, no? Insieme ad altri, sicuramente è stato uno dei primi, possiamo ricordare anche Alessandro Fabiani, che non c'è più, anche lui era uno dei grandissimi in questo settore. E comunque, insomma, Giovanni era una persona che poi aveva anche tutta un'altra serie di caratteristiche, cioè era una persona sicuramente particolare, non era facile, era una persona con un estro molto, molto, molto tutto suo, però la cosa, a parte il gusto, a parte gli orologi che ho potuto vedere da lui, la cosa che mi ha insegnato Giovanni in assoluto, diciamo che non insegnato perché lui non mi voleva insegnare niente, cioè sono io che forse ho appreso da lui, lui non voleva insegnare niente. Però è un po', diciamo, la parte così di fantasia, cioè lui, okay. Una volta mi ricordo che sono andato da lui, gli ho detto sai che mi piacerebbe fare una collezione tutta di day date, perché mi piacciono molto i day date. Lui mi ha detto sì, bello, però insomma un po' noioso, non trovi? Nel senso che lui mi ha insegnato che alla fine il bello del collezionismo è la ricerca ed è il colpo di fulmine, okay. Non è la dedizione, la schematicità, hai capito, e l'accumulo. Questo è il mio punto di vista, ovviamente, era un suo punto di vista, però siccome siamo partiti dal fatto che qua abbiamo un po' di... Tutti colpi un di po' fulmine. Di misto, sì, beh sì, questi sono tutti colpi di fulmine e di diverse tipologie, questa, diciamo che questa piccola selezione rappresenta un po' i miei modi, quando tu mi parli di filosofia, non è una filosofia, però i miei modi di acquistare, appunto di innamorarmi di questi oggetti. Ci sono dei Patek importanti, dei Rolex, e degli oggetti, diciamo, più di design degli anni 70 di varie aziende. Siccome Patek è la mia azienda preferita, la numero due è Patek ancora, okay. E poi arriva Rolex, e anche gli Audemars Piguet, mi piacciono per carità, io mi piacciono tutti gli orologi, però poi quando si va nel design un po' pazzerello degli anni 70 così, poi rientra un po' Piaget, tutto, rientrano infatti, tante... È quello che ti volevo chiedere. Ed è questo un po', diciamo, la... Comunque, non hai una collezione mainstream, ma a sentire dire Rolex e Patek sembra sempre un po' mainstream, sai, alla fine. Però, insomma, sì, vogliamo partire da Patek o da Rolex, quindi? Decidi tu. Va bene, allora, tu cos'hai al polso intanto? Che io qua non è stato messo tra questi, ma... Ah, al polso ho un ovettone, okay. Un 6605, d'oro bianco, che secondo me è molto interessante perché ha un quadrante... diciamo transizionale, nel senso che ha chiaramente gilt, però ha un quadrante che come grafiche ricorda di più quelle del 1601, mm-hmm. Quindi della generazione dopo, però la cassa è della fine degli anni 50, quindi il 57 se non ricordo male, e ha questo quadrante gilt molto bello, fatto a scatoletta, quindi nato per questa tipologia di movimento, che secondo me è un quadrante che lo possiamo definire transizionale, comunque non l'ho mai visto. Beh, quiet luxury io più non posso, proprio a vederlo, sì, così da non portare, è mi piace. Quasi nulla di speciale, ma poi infatti lo porto. A sentirlo raccontare. E come arriva questa conoscenza? Dove impari? Dove studi? In generale, dici, sì. Per gli orologi? Ma molto mi hanno insegnato i dealers e le aste, nel senso, okay. Allora, io credo che le aste siano un'opportunità enorme per tutti, per vedere dal vero tanti orologi. Infatti io appena posso, quando riesco, vado a Ginevra, insomma, a tutte le aste, soprattutto a Ginevra, perché in quei 3-4 giorni lì credo che si possa imparare quello che non impari a leggere tutti i libri del mondo. Poi è chiaro che ho i libri, sono anche amico, comunque in confidenza con alcuni dei grandi personaggi del mondo dell'orologeria, quindi quando ho un dubbio so chi chiamare su varie tipologie di cose. Che sono ancora italiani. Che sono praticamente tutti quasi italiani. Tutti. Se vogliamo parlare di italiani, prima abbiamo parlato di Emilia Romagna, ma allargando il discorso all'Italia, io credo che l'Italia sia stata, è e sarà sempre probabilmente il paese numero uno, ma ce lo riconoscono tutti senza troppe dal invidie. Dal punto di vista però dell'aspetto di gusto e di conoscenza. Dell'aspetto purtroppo di gusto, conoscenza, studio,
Ma sai, anche gli aspetti economici, voglio dire, sono importanti, ma sono anche relativi, nel senso che il collezionismo degli orologi comunque non è il collezionismo d'arte moderna, non è il collezionismo di auto d'epoca, è ancora, diciamo, un livello un po' più abbordabile. Purtroppo non lo è più come immagino, 20, immagino, 30, 40 immagino. Anni fa. Però, insomma, voglio dire, noi abbiamo avuto dei personaggi, tu mi hai detto dove prendo informazioni, noi abbiamo avuto dei personaggi che, voglio dire, ognuno nel suo campo di azione, però se tu pensi, non so, a Guido Mondani, tu pensi a Osvaldo Patrizzi, tu pensi a John Goldberger, tu pensi in altri ambiti, non so, a Davide Parmigiani, a Stefano Mazzarioli, eccetera, eccetera, insomma, sono tutti personaggi che sono voglio dire, importantissimi, sono delle icone che sulla base delle loro passioni, perché quando studiavano loro non c'era niente. Okay. Cioè io studio i loro libri e chiedo loro informazioni, ma 30-40 anni fa, negli anni 80, quando si è cominciato, non c'era assolutamente niente. Quindi tutti questi insieme, ognuno nel suo campo, hanno posto le basi per poi degli studi molto più approfonditi che sono diventati necessari nel momento in cui gli orologi sono passati da qualche milione di lire a qualche centinaia di migliaia di euro. Infatti. Questo è fondamentale, oggi le persone devono essere molto più informate, hanno bisogno di più informazioni per fare determinati investimenti. Forse negli anni 80 era più anche facile reperire però quelle informazioni da parte loro verso quelle che avevano casa di madri. Allora, negli anni 80 era sicuramente più facile reperire gli orologi belli, questo non c'è dubbio. Oggi ci siamo messi però di impegno. Beh sì, ci siamo messi di impegno, però sai, nel 2000, dal 2000 era un gioco già più da grandi, perché per quanto ci fossero molti più orologi e costassero decisamente meno di adesso, era già, come ti dicevo, una seconda generazione la mia, quella di collezionisti. Cioè era un mondo che da pochi pioniere stava diventando un mercato, anzi era già un mercato, c'erano già le aste che facevano un determinato tipo di lavoro, e insomma gli orologi stavano già crescendo, voglio dire, anche come prezzi, eccetera. C'era molta euforia, mi ricordo, perché l'unico stop che mi ricordo comunque temporaneo è stato quello della crisi del 2008 di Lehman Brothers, dove c'è stato un po' di maretta anche nel mondo degli orologi, però è stato passeggero. Alla fine sono ripartiti alla grande, sia come interesse come tutto, poi si sono allargati i mercati. Adesso siamo all'apice, in un momento, secondo me, un attimo di riflessione, perché si è toccato un apice. Soprattutto per il discorso degli orologi moderni, che secondo me è stato assolutamente esagerato. Oggi si dice, ecco, una cosa molto diversa nel 2000, sai qual era? Che i Rolex Daytona, tu li compravi in concessionario con lo sconto 30%. Certo. Hai capito? Adesso chi l'ha fatto oggi? Adesso che tutti piangono, sono comunque al doppio e triplo del listino, dopo essere stati a 5 volte. Quindi, insomma, intorno a questo mondo si è creata un'aspettativa, anche sia le aziende, i commercianti, le case d'aste sono riuscite a creare anche un mercato di grande domanda, e sono stati anche bravi a tenere magari un po' tirate le offerte. Però è entrato anche nella cultura proprio popolare oggi. Assolutamente, l'orologio. Però tu ci hai parlato delle cose che non sono necessariamente di cultura popolare. Io parto forse dall'apice l'apice, in realtà abbiamo parlato prima, c'è un sacco di roba che forse preferiamo tutti e due a questo orologio. Però questo è un orologio inedito, mi raccontavi, completamente, ed è un orologio che va capito. Va capito, è comunque un dato Compax che secondo me, visto che non sono un grande amante dei Daytona, trovo che sia il più bel cronografo che abbia mai fatto Rolex. Sì, no, tutti mi prendono un po' in giro questa storia dei Daytona, però io purtroppo, vi dico, sarà anche un mio limite, anzi è sicuramente un mio limite, perché chissà quante opportunità ho perso, però è gusto, io preferisco altre cose, non c'è niente da fare. Quindi, dato Compax d'oro rosa, referenza 6036, noi sappiamo filmato. Che sì, per Serpico Ilaino, con un quadrante, effettivamente, cioè già di Serpico Ilaino se ne sono visti credo due, e questo qua è un quadrante molto particolare, perché è una sorta di quadrante soleil quasi, cioè riflette molto, è un po' diverso dagli altri che ho visto, che erano quelli classici, diciamo, bianchi con la pista blu. È una conformazione che ricorda un po' la referenza precedente, cioè il 5036, però a tutti gli effetti un 6036 con il suo bracciale estensibile, peraltro. Beh, devo dire che è un orologio molto bello, mi piace molto. Sì.
Sì, no, questo poi risponde secondo me anche un po' al gusto italiano, perché non possiamo definirlo patinato fin troppo, perché comunque le condizioni sono... No, questo non è patinato, però... è un po' ossidata la cassa ed è una cosa bella. Esatto, ha comunque vissuto in un certo senso. Beh sì, sai, con un orologio che ha 70 anni compiuti, quindi... Ed è l'unico crono Rolex. È l'unico crono Rolex che ho portato qua, okay. Però è... No, a me piacciono anche i crono, mi piace moltissimo... 6234, 6034 e poi quelli precedenti, assolutamente mi piacciono tutti. Però secondo me qua Rolex con il 6036 e col 6236 ha toccato un livello molto molto alto di bellezza. Direi poi rosa ha delle sfumature incredibili. Sì, poi io non so se tu ne hai mai sentito parlare, non so se sia una leggenda, non so neanche se me lo sono sognato di notte forse una volta, però c'è chi dice, o meglio, avevo sentito dire, che Serpico e Laino avevano una sorta di agreement con Rolex, per cui non ho capito bene se potevano scegliere loro la Lega di Oro, addirittura gli fornivano la Lega di Oro, perché effettivamente, cioè, pensando a quello che è Rolex oggi, mi viene quasi impossibile da credere. Però la verità è che i begli orologi Double Sign Serpico e Laino Rolex rosa hanno un altro colore rispetto agli altri orologi. Un altro molto colore. Probabilmente una qualche influenza comunque. Non lo so, qualche, ripeto, qualche non so se sia una leggenda, non lo so. Chiederemo però chiederemo al nostro advisor. Esatto. Ed è l'unico non day date, vabbè, ok, a parte quello che è il polso, che abbiamo qua oggi. Per cui io ti direi, insomma, cos'altro c'è da queste parti? Abbiamo due day date prima di quello che è il pezzo forse più rock. Di oggi. Allora, io sono molto appassionato di day date, per quello ti ho fatto vedere un bel dato Compax prima e poi adesso parliamo un attimo di day date. È una referenza che trovo bellissima, è una referenza che è durata, una referenza, diciamo, una tipologia di orologio che poi si è sviluppata su diverse referenze, che è stata comunque partita negli anni nel 56, quello che è in mano del 1956 ed è ancora oggi considerato, diciamo, l'emblema da parte di Rolex e anche un po' quello che è stato il marketing molto forte di Rolex dell'orologio importante, della persona potente, certo, del presidente, esatto, eccetera. Quindi direi che quello è un buon esempio, perché è un 6511, cioè la primissima referenza che praticamente veniva molto dall'Ovettone, mm-hmm, perché vedi che ha una diera mille righe che è molto più simile a quella degli Ovettoni che a quella dei Day Date, che si è evoluta nel 6611 nell'arco di un anno questa referenza qua, quindi è durata pochissimo. E qui hai un esemplare di oro rosa con il quadrante nero che è un po' tropicalizzato, con un bracciale President stupendo dell'epoca, veramente forse sì, la cosa più bella dell'orologio. E qua parliamo di un orologio veramente molto raro, perché con questa conformazione io credo di averne visti due, ma non con questo bracciale, quindi, okay, quindi un jubilee. Ma sì, certo, poi magari sbaglierò. Sì, data roulette, ha una grafica, come vedi, dei date molto particolare, che era solo quella 6511, che poi appunto si è evoluta nel 6611, che è una referenza che è durata molti più anni e che poi è sfociata nel 1803, che penso che sia forse la referenza che è durata in assoluto più anni prodotta da Rolex e che è stata fatta con un'infinità di varianti di quadrante. Questo mi piace. Per questo molto mi piacciono i day date. Si parlava prima di una anche diversa proprio dalle altre. Ah beh, quello sì, però io ancora prima, parlando del 1803, comunque ricordiamo gli Stella, ricordiamo i quadranti in pietra in cui c'era solo per quelli un listino per i clienti a disposizione del concessionario Rolex, si poteva personalizzare l'orologio con, non so, 40 varianti di pietra, cioè una roba incredibile. Ed è una cosa che mi appassiona tantissimo. A me le pietre piacciono, non ho portato quelle oggi perché sennò avremmo fatto un'altra, diciamo, avremmo preso un'altra strada, però c'è sempre spazio per una seconda puntata in futuro. Se vuoi, non ti preoccupare, non ci siamo. Volentieri. E quindi insomma i day date sono degli orologi a cui sono molto affezionato, li trovo, cioè in generale i 36 mm di Rolex mi piacciono molto da portare, i day just, gli ovettoni, i day date li trovo eccezionali come orologi. Un secondo se vuoi vedere qua passiamo, aspetta, anche perché qua abbiamo una scatola che io non avevo mai visto e non è la cosa più speciale di oggi. Questa è una bella scatola, devo dire che è proprio una bella scatola, l'orologio è questo, è te lo do. Grazie. Te lo
No, prego. Allora, qui abbiamo praticamente saltato la referenza 6611 per andare direttamente al 1803, però nella primissima versione, tant'è che l'orologio è datato, la garanzia 1961, ok? Quindi, come dicevamo prima, 6511 l'hanno fatto per un annetto 2, 56-57, poi sono passati al 6611, però qua abbiamo un 1803, ok, che è già, cioè che è del 61, quindi voglio dire è uno dei primi. Caspita. Quello è un orologio, anche quello molto particolare come configurazione, perché ha questo quadrante con gli indici brillanti alternati, che è già raro di per sé, su quadrante rosa, cioè su orologio rosa, quindi con quadrante rosa, sinceramente non ne ho visti tanti, forse neanche uno. E questo bracciale meraviglioso, Oyster Rivetti, e poi con questo set che devo dire, insomma, un orologio veramente nuovo. Sì. Cioè. Poi la scatola comunque con la scritta Day Date è una cosa... Sì, questa è una scatola stupenda. Diciamo che nel complesso è un 1803, ma che mi ricorda molto un 6611 alla fine, okay. Perché è più vintage di un 1803 molto, mediamente. Non l'avrei mai detto questo 1803. E quindi è, secondo me, molto affascinante. Ecco. No, beh, ti ringrazio, non l'avevo veramente mai visto. Beh, visto questo, è l'ora del pezzo più forte di oggi. Parli di lui? Sì. Sarà per la prossima volta. Va bene. Sì. Abbiamo fatto un teasing, perfetto. Beh, sì, anche perché penso che ci sia è da un po' fare di un episodio da solo. È un po' di storia. Vabbè, niente, allora oggi nulla. Passiamo a Patek a questo punto, almeno ci consoliamo così. Bene. Beh, abbiamo una sorta di retrospettiva, due Calatrava, due calendari e vabbè, una cosa che arriva dopo nell'aspetto design. Partiamo dall'inizio, partiamo dal principio, l'orologio che forse io preferisco sul plateau di oggi. Se non erro, una referenza 96, se non erro acciaio, e qua non erro perché ci arrivo da solo, ma... salmone con indici non applicati. Dimmi di più. Ma allora, conosciamo tutti il 96, una referenza secondo me meravigliosa, una referenza che negli ultimi anni viene considerata è stata considerata piccola, ma oggi sta riprendendo secondo me grande forza, per fortuna, perché è un orologio veramente elegante, nonostante sia piccolo, perché effettivamente è di diametro piccolo, secondo me è veramente di un'eleganza unica. Questo è stato il primo Calatrava dal 32-33, prodotto per tantissimi anni, credo 50 sì. anni. E questo appunto è una variante, questo qua è un orologio del 34, una variante molto particolare perché appunto ha questo quadrante Ore Breguet con indici in smalto, quindi non indici applicati, che è incredibile. Forse è l'orologio rotondo più bello che abbiano mai fatto, veramente. È meraviglioso. Comunque ha le ansie anche lunghine, quindi veste anche, io ho un polso piccolo, però... Ma guarda, io invece ho un polso grosso, ma lo porto molto volentieri, perché comunque da abito è un orologio incredibile. È incredibile. Poi vabbè, questa è una variante particolarmente... Sì, poi gli ha messo di fascino, diciamo. Beh sì, il bracciale non è Patek, però... Diciamo che... E qua abbiamo una similitudine, almeno di cassa, con un altro orologio. Beh, insomma, è bello vedere, ne parlavamo prima tutti assieme, abbiamo sia l'evoluzione dal punto di vista del Calatrava, sia una coerenza stilistica in un certo senso con un 15-18 non comune, diciamo così. Da dove cominciamo dei due? Cosa preferisci? Come vuoi. Allora, secondo me, l'evoluzione del Calatrava è sicuramente interessante, nel senso che qua siamo passati da carica manuale a un carica automatica, il 25-51, in questo caso platino, o 25-52, la differenza fondamentalmente è ghiera convessa o concava. Allora, il 25-51 è stato il secondo Calatrava automatico dopo il 25-26. Rispondeva a un'esigenza del mercato di una cassa un po' più sottile, di un quadrante meno delicato, quindi ha fatto un quadrante diciamo in materiale normale, non più in smalto. E disegnato da Wenger, il cassaio del 24-99, mm-hmm. Si vedono già nelle anse, eccetera, così richiami questo orologio che nel frattempo stava entrando in produzione praticamente.
Questo è una variante platino con brillante, un orologio raro, se ne conoscono 6 pezzi, pare. Piacciono questa... i brilli, eh? Vedo i brilli una... mi piacciono quando aggiungono luce. Mi piacciono quando aggiungono luce, quando danno un valore aggiunto, cioè quando sono fatti in maniera, diciamo, elegante. Veramente essenziale, ma anche questo è un orologio che immagino che usi in contesti poi pseudo formali o no? Ma guarda, io quello me lo metterei anche al mare, però meglio di no. lo immagino. E questo è entrato in collezione quando? Tanto tempo fa? Questo è entrato recenti? In collezione, no, questo è entrato in collezione un paio d'anni fa. Ok, vabbè. Un paio d'anni fa. Sì. Comunque stanno essendo apprezzati anche adesso, mi pare. Cioè, assolutamente, questi sono dei Calatrava che hanno una buona dimensione, gli automatici che hanno una buona dimensione, sono degli orologi molto caldi. Un sacco di dettagli, punzoni, la corona sì, è bellissima. Poi chiaramente questo è un orologio che si distingue per la qualità della cassa, sì, degli smalti del quadrante, veramente come nuovo. Che poi è una cassa simile anche a questa, dicevamo. Assolutamente. Ecco, se vogliamo fare una connection di cassa che non è invece quella del 96 sul 1518, qua abbiamo sempre Wenger che ha disegnato la cassa per questo orologio che io trovo, allora il mio gusto personale degli orologi importanti è l'orologio che mi piace di più da portare in assoluto. Io ti immagino, giuro, perdonami l'immagine buffa, ma mi immagino veramente Parma con degli affettati e questo orologio, è l'Italia, non so come dirti, per me è l'Italia, cioè è la nostra classe con quel anche un po' di ironia in un certo senso, l'orologio è grandioso ovviamente, però sì. Veramente... Se penso anche a te, mi viene in mente un po' questo orologio. Ma sai, poi questo qua è un orologio che io amo perché è nato su un concetto veramente un po' pazzoide, nel senso che è un cassavite degli anni 50, quindi nato per essere, diciamo, non dico subacqueo, ma comunque sì, waterproof. Certo. Con un design di un'eleganza micidiale, quindi io mi immagino, non so, il tennista o non so, che gioca con questo orologio, una roba veramente incredibile, perché poi chiaramente molti lo confondono col più noto 2497, che è la cassa a scatto, e che è un altro meraviglioso orologio, però è molto meno raro ed è di concezione più formale, diciamo, meno sportiva. Io trovo che sia un Phase Luna veramente eccezionale da portare, molto, molto elegante, questo anche questo in condizioni fantastiche. Questo, guarda, è praticamente sempre stato il mio orologio preferito. Ci ho messo, l'ho cercato per 25 anni, di cui 20 Miseria. Senza budget, e quindi... E quei 20 contavano. Però ti dico che ce ne sono veramente pochi di qualità buona. Dove l'hai trovato, se posso? Questo viene dagli Stati Uniti. Ok, pensavo da qualche amico locale. No, questo viene dagli Stati Uniti, ma è da un amico locale che vive negli Stati Uniti da tantissimi anni, di famiglia, amico di famiglia. Ok, e beh, poi chiudiamo con il lato Patek, lo chiudiamo con l'orologio con cui io ti ho conosciuto poi, perché io mi ricordo una sera in un noto locale dove tu mi raccontasti di questo orologio. Giustamente, come dicevo prima, di fronte a affettati e vino. Il convivio ci vuole sempre. Caspita. L'orologio degli orologi, in un certo senso. Per tanti, veramente l'orologio degli orologi. Il calendario perpetuo crono di Patek, però non uno dei molti, anzi. Beh sì, allora, ok, 15-18 credo che non abbia bisogno di presentazioni. E siamo d'accordo. Per tutti, o quasi, è veramente l'orologio degli orologi. Chiaramente è un orologio che è stato prodotto, come sapete, dagli anni 42-43 fino alla metà degli anni 50 più o meno, quindi è stato fatto con diverse varianti di quadrante, soprattutto i primi, cioè gli scritta lunga sono quelli più, diciamo, apprezzati dai collezionisti, questo è uno scritta lunga. Però la cosa divertente di questo orologio è che né il venditore né io ci eravamo accorti di un aspetto di cui ovviamente se n'è accorto l'unico inimitabile Goldberger quando ha visto una foto. Veramente. E poi è stato confermato anche da un altro del vostro gruppo che è lo scienziato giovane esperto del giorno d'oggi. Che è qua in regia comunque, non lo menzioniamo, è qua in regia, si nasconde. E no, è stato divertente scoprirlo perché praticamente è l'unico 15-18 che ha la scala 600 e non One Mile.
non 1000 o 1 mile. E a un certo punto, quando mi è stato detto, nel senso quando è stata capita questa cosa, io ho contattato Patek perché volevo saperne di più. E loro si sono resi disponibili e interessatissimi ad approfondire questo fatto, ma veramente interessatissimi. Hanno messo insieme un po' tutti i vecchi componenti del museo, le persone degli archivi, eccetera, eccetera. E gli ho portato l'orologio a Ginevra. Perché quindi hai avuto modo anche di visitare assolutamente il museo? Il museo, li ho incontrati personalmente, l'hanno voluto vedere perché non lo vedevano da tantissimi anni. E alla fine il risultato è che non sanno neanche loro perché fosse scala 600, cioè nel senso gli risulta dagli archivi che fosse scala 600, giusto, però non sapevano neanche loro, me l'hanno detto molto apertamente. Scala 600 in genere doveva essere per il mercato inglese, perché di scala 600, da quello che so io, è il mercato inglese, però questo è uno dei primissimi esemplari prodotti, credo il terzo o il quarto, mi hanno detto, e perché della referenza, sì, un orologio del 42 venduto nel 43, quindi il primo anno. Mi dicevano che appunto soprattutto i primi quadranti erano tutti diversi uno dall'altro, perché erano praticamente quasi, cioè essendo i primi sono quasi dei prototipi anche per loro, erano, e pur essendo un orologio di produzione, ma erano comunque i primi. E quindi loro non si sono spiegati neanche loro questa cosa, però mi piace molto. Quindi rimane un arcano, non lo sapremo mai? No, forse. Del perché non lo sapremo mai, sappiamo che è nato così. E questo arriva da un'asta invece? No, questo viene dalla stessa persona a cui viene il 2497. Scusa, il 2438. Mi sembra un buon amico, dai. Un grande amico. Sì. Caspita, ragazzi, Sergio è folle, veramente folle, anche condizioni devo dire. Sì, è un bellissimo quadrante. Sì. Tra l'altro quel bracciale, che è un bracciale non Patek, che ha monogramma FC, che non sì, sei qua tu. Sì, un monogramma che non è mio, chiaramente, ma io l'ho acquistato così. Ma neanche tuo figlio, purtroppo. No. Già fa un altro figlio con la F. Lasciamo perdere, lasciamo così. E no, la cosa interessante, secondo me, mia ricerca e mio punto di vista, questi bracciali secondo me venivano montati dai concessionari per, o comunque da all'epoca, per chi comprava degli orologi così importanti e così costosi, ma che non si accontentava del cinturino pelle, perché tu sai benissimo che di 15-18 col bracciale, nato col bracciale, ce ne sono pochissimi, quindi io questo bracciale l'ho già visto e tu potete trovare, voglio dire, si trova su internet, su googolando. Questo bracciale uguale identico lo trovi sul giallo, sul rosa e anche sull'acciaio. Ok, benché non sia un bracciale Patek. Benché non sia un bracciale Patek. Quindi secondo me erano dei bracciali che venivano, insomma, che erano stati adottati da chi vendeva gli orologi per quelli che non volevano un cinturino pelle. Questa è una mia idea. Gli dona comunque un aspetto completamente diverso. Sì, cioè, secondo me sta molto bene. Però a parte che anche col cinturino pelle è strapitoso. Però vedi che assist che ci fa questo bracciale. Questo bracciale ci proietta nell'ultimo nostro capitolo, che è il capitolo Funky, che è un capitolo che peraltro io non conoscevo di te, perché quando tu mi hai detto ti porto un po' di orologi Funky, ma come? Io mi ricordavo questo anche se non lo vediamo, mi sento, ma come orologi Funky? E invece arriviamo proprio, facciamo questo cambio repentino da calendari a solo tempo alla fine, perché sì, in questo caso sì. No, ti racconto una piccola cosa divertente. Allora, per me gli orologi, una delle cose più belle del collezionare orologi, è che per me sono un po' come la cervicale per il maltempo. Cioè, questo in caso positivo però, cioè mi anticipano un cambio dei gusti nella mia vita, che poi ti cambia anche la vita, perché quando ti cambia un gusto, cioè tu, magari noi viviamo un po' stereotipati, no? Abbiamo, almeno io ho un carattere abbastanza organizzato, quindi vivo una vita abbastanza inquadrata, cerco di fare, insomma, di essere il più schematico possibile. Ieri mi hai fatto sentire in colpa, ti ho chiamato in palestra, ho detto, ma palestra. Perché mangio troppo e ma andare in palestra per forza. E no, però questo ti porta magari ad andare sempre negli stessi ristoranti, sempre negli stessi posti in vacanza, ad avere una vita un po' ripetitiva. Ok? Quando mi cambia, cioè quando mi cominciano a piacere degli orologi nuovi, questo mi è successo 10 anni fa, no? Su questo gusto qua, mi succede anche nella musica, perché è una cosa incredibile, perché io dopo 10 anni che ascoltavo anni 50, hard bop, della Blue Note, eccetera, eccetera, che è questo, ok?
un certo punto mi è venuto voglia di ascoltare delle cose un po' più funky, cioè anni 70, eccetera, eccetera. E era lo stesso periodo in cui il gusto per gli orologi mi è andato in quella direzione lì. Quindi c'è anche una sovrapposizione temporale, hai capito, di questa. Quindi di questa quello cosa che prima qua. Mi dicevi, l'influenza della musica anche sugli orologi, in un certo senso siamo. Io non so se sia un'influenza o se va, o se è il mio cervello che va così su questi binari paralleli, però è interessante. E queste sono esattamente l'interpretazione nell'orologeria, nell'arte dell'orologeria degli anni 70. Fine 60, inizio 70. Cioè, abbiamo il Cobra, chiaramente. Abbiamo il Cobra, che era conosciuto anche perché è un orologio amato sempre dallo Shah di Persia, che io trovo un orologio di un design incredibile. Cioè, è stupendo da portare, è stupendo da guardare, quello è un bracciale anche molto lungo. Beh, sì. Lo trovo veramente un capolavoro. Questi sono orologi che sono ancora poco capiti, in generale, in tutta questa fascia. Stanno forse cominciando adesso un pochino a sul Cobra essere capiti. Anch'io, Il Cobra per me è ancora un po' tanto. Questi, cioè qua, per dirti, sfondi una porta aperta, cioè sul Midas, orologio più bello. Sì, lì hai un Midas prima referenza. Mi dicevi anche la scatola. Sì, ho la scatola che, casa, che alla sì, fine sì. Rientra poi, cioè è più funky la scatola dell'orologio. Ah beh, è tutto molto funky. Poi sai, poi il Midas è ancora più pazzesco perché comunque è un design in 60. Di Gerard Gentin, non è neanche 70. Poi già Mancino, che adesso invece è tornato incredibilmente. Orologio Mancino asimmetrico con questo tempo. Credo pazzesco. Che fosse l'orologio più caro che c'era nel listino di Rolex, sì, perché pesa, sì. È un blocco è dello d'oro. Stesso periodo del Texano? No. Allora, il Texano è leggermente più avanti. Ok, quindi allora probabilmente lo ho anche era, prima lo era. Però credo che il Midas abbia dei contenuti anche di design molto incredibile, molto incredibile. Interessanti. Un orologio che non voleva e non capiva nessuno. Mattone incredibile. Proprio poi. Nessuno. Dai, d'oro bianco, fra l'altro è uno dei pochissimi Rolex numerati, perché è stato fatto in 1000 pezzi, di cui, se non ricordo male, 250 d'oro bianco. Però, perdonami, alla fine, questo c'è, quello c'è, Texano c'è, sono tre sono. Sì, sì. Ci sono, ce l'abbiamo, all'appello sì. Non manca. Ah sì, dei numerati sì. All'appello non manca niente. Vero. Caspita ragazzi. È vero. Sì, io a me piace molto la cosa del diciamo dell'edizione limitata vera. In un periodo esatto in cui non esistevano queste cose, cioè non c'era l'hype di oggi del è tutto numerato, tutto limitato, erano poche, probabilmente la maggioranza delle persone manco le conoscevano, ecco, perché certo. Insomma, parliamo. E prima tu mi parlavi di viaggi. C'è sì. Qualcuno di questi orologi che ricordo di un viaggio, di un'esperienza? Beh, sicuramente gli americani, certo. Tutti quelli che ho trovato negli Stati Uniti, e gli altri devo dire che sono qua sul tavolo, sono tutti diciamo italiani. Cercati. Cioè cercati però e trovati in Italia. Beh, caspita, che se non ricordo male. Ci sottolinea ancora l'importanza di prima. Sì. Qua abbiamo veramente Make Piacere Great Again. Hai tutto quello che devi avere, hai le pietre, hai il bracciale con queste lavorazioni. Alla fine è un corteccia, potremmo dire, bene sì, o male. Sì, una lavorazione a corteccia impressionante, dalla fattura, veramente pazzesco, incredibile. Cioè. Questo è un orologio, un'opera d'arte. Un orologio fighissimo. Molto, molto figo. Non, chiaramente pazzesco. Non sono orologi per tutti come design, devono piacere. Però lapislazzuli, misterioso. Misterioso, esatto. È il primo che vedo misterioso. Allora, di questa conformazione d'oro bianco, sì, anch'io non l'ho mai visto. Poi qualcosa ho visto di altro. Caspita, ragazzi. Che poi stanno diventando la tendenza di vedo oggi, che c'è attenzione sui Piaget e anche mia. Nel senso che sto cominciando sei un po' mercato anche tu. Sto cominciando un po' a studiarli, credo che siano ancora molto sottovalutati come valore. Mamma mia, sono d'accordo. E quindi sono interessanti. Sono molto d'accordo. Beh, poi abbiamo forse un orologio affettivo in chiusura. Questo è un orologio sicuramente affettivo, un orologio anche questo molto particolare, beh, molto raro. Qua ci hai questo inedito nuovamente, ma qua ci hai stupito. Oggi ci hai stupito tutti. Cioè. Allora, inedito, non so se hai ragione perché non so bene la provenienza di questo. Okay. Cioè, io so da chi l'ho comprato, ma non so se sia inedito, quindi non lo posso dire. Però questo è un orologio che comprai da Giovanni Zavotta poco prima che ci lasciasse. Ed è un orologio degli anni 70 di Patek. Credo che sia l'unico che si sia visto con i brillanti anche all'interno del quadrante, non solo sulla cassa, è un asimmetrico. Io lo trovo un dress watch anni 70 pazzesco, cioè un orologio
ci vuole molto estro, però anche da smoking, pazzesco. Ma completamente, completamente d'accordo. Guarda, ieri si parlava di orologi con altre persone, di orologi dress. Ormai, secondo me, nel mondo di oggi l'orologio dress è questo. Eh beh, sì, ci vuole un po' di fantasia, chiaramente. Beh, ma direi che non ci manca. Beh, ti ringrazio, questo è veramente anche un orologio che non avevo mai visto, che oggi diciamo che è la frase che ho detto di più, perché siamo veramente con una selezione incredibile. Dai, Del Plateau, qual è il tuo... Se dovessi portarne via uno solo e dire tutti gli altri non li vedo per 10 anni, quale vorresti al posto per i prossimi 10 anni? Guarda, da portare per me il 2497, scusa, 2438, mi sbaglio sempre anch'io. 2438 è l'orologio più... Immaginavo fosse lui. Più fascinoso, questo qua quando ce l'ho al polso rischio di fare degli incidenti in macchina, perché guardo lui invece che la strada, veramente. Anche di notte? Beh, di notte si vede meno, però. Infatti, no. Bene, ti capisco, io forse porterei via il Calatrava, ma... Ma insomma qua capisco. È una selezione dei miei orologi fra i preferiti, quindi farei fatica a portarne via uno, però proprio me lo chiedi. Vabbè, vediamo se poi arriverà una seconda puntata tra Day Date e questo. Intanto, Camillo, io ti ringrazio per avermi ospitato qua oggi, per aver condiviso la tua storia e la tua passione. Spero che possa ispirare tanti. Guarda, chiudiamola così. Cosa ne pensi di noi giovani e dove ci vedi in futuro? So che tu sei molto, diciamo, attento al mercato, alle aste, a noi giovani. Poi non scoperchierei questo vaso di Pandora perché... Ma... I giovani sono fondamentali, come in tutte le cose, saranno fondamentali. Sulla parte degli orologi moderni credo che saranno sempre comunque sempre più interessati, perché è comunque un mercato che si estende ed è anche giusto che sia così. Gli orologi vintage, chiaramente i giovani hanno un'opportunità in meno e una in più rispetto ai collezionisti. Quella in più è che hanno molte più informazioni a disposizione. Quella in meno che costano il triplo. Quello in meno è che costano il triplo se non 10 volte, ma soprattutto che ci sono meno orologi belli da vedere dal vivo tutti insieme. Le occasioni sono chiaramente, se vuoi, le fiere, le aste di un certo tipo, quindi per me... E il consiglio è quello di cercare di vedere il massimo numero di orologi possibili dal vero belli, quindi recarsi alle aste, andare a Ginevra quando si può, fare le preview con calma, cercare di vedere tutti gli orologi possibili, e questo è un consiglio. Sicuramente io consiglio ai giovani non cercare di fare degli affari. Gli orologi belli costano, quindi piuttosto aspettare, comprare il meglio di quello che uno può comprare, ma è inutile cercare di fare degli affari perché non si fanno degli affari. Quindi non esistono scorciatoie, diciamo, in questo mondo. Comprare delle persone di cui ci si fida, con cui si ha un buon rapporto, e comprare solo ed esclusivamente cose che piacciono. Cioè non guardate il business, non guardate le quotazioni, le valutazioni, perché si sbaglia. Cioè gli orologi non sono delle azioni, sono delle cose che vanno sentite, vanno vissute, vanno anche portate. Okay? E quindi i miei consigli sono questi. Ti ringrazio. Grazie ancora di tutto, complimenti per la collezione. Ragazzi, voi fateci sapere di questi qual è l'orologio che vi ha emozionato di più e ci vediamo alla seconda puntata, dai. Grazie mille. Grazie ancora.